Allora, come ho detto, il testo di questa mattina sarà Proverbi capitolo 15, dal versetto 31 e 33, che leggerò fra un minuto, ma questo non sono io, però io ho tante di queste esperienze. Infatti smisi di andare a sciare, che è una grande passione, perché purtroppo facevo sempre questa fine. E perché facevo questa fine? Beh, molto semplice, perché imparai nel modo sbagliato a sciare. Seguì gli amici che mi dicevano: ah, tu non hai bisogno di fare corsi o essere istruito, tu fai come noi, vieni su in cima alla salita e vai giù. Allora, per molte volte, ma qui si impara a sciare così, questa è la fine, per fratturare costole, mi successero tante cose. Arriva al punto che disse: basta, non smetto. Eppure era una cosa che mi piaceva, purtroppo facevo sempre questa fine. E l'ultima volta che andai a sciare era quando io e mia moglie eravamo appena sposini. L'ultima volta andavo a sciare e presi la mia prima lezione di sci. E l'istruttore mi guardò e mi disse queste parole: tu sei incorreggibile, tu ormai hai preso una brutta piega, tu non ce la farai mai più a sciare bene. Io lì presi sci, ho detto basta, e mi dispiaceva. Perché? Perché mi piace sciare. Essere incorreggibile è una brutta cosa, no? La parola di Dio oggi, che leggeremo, dice: l'orecchio che ascolta la riprensione di vita dimorerà fra i saggi, chi rifiuta la correzione disprezza la sua stessa anima, ma chi dà ascolto alla riprensione acquista senno. Il timore dell'Eterno è un ammaestramento di sapienza, e prima della gloria c'è umiltà. Bene? Sapete, se tu sei un genitore, sai quanta energia va spesa verso educare i figli, per insegnargli questo è giusto, questo non è giusto. E la stessa cosa per gli adolescenti, teenager, fra i 13 e i 20 anni, come eravamo noi avevamo cose da insegnare ai nostri genitori, perché i nostri genitori, secondo noi, erano i nostri cari inferiori in un certo senso. E questo purtroppo è un problema comune che tutti noi abbiamo passato. Noi avevamo bisogno di dare insegnamenti ai nostri genitori, ma fin da piccoli noi tutti abbiamo questa tendenza innata, cioè siamo convinti di sapere veramente come stanno le cose, che nessuno ci può insegnare queste cose, anzi siamo noi che possiamo e dobbiamo insegnare all'altro, perché tutti gli altri sono un tipo di fantozzi, no? Miei cari inferiori, no? E hanno bisogno di noi per insegnare e spiegare come sono. E come è difficile insegnare ai bambini o ai teenager, per correggerli, per riprenderli, spesso è così anche per gli adulti. Perché l'uomo è predisposto a pensare e dire come se non avesse bisogno di essere corretto. In inglese, una persona che rifiuta istruzione si chiama una persona unteachable, una persona incorreggibile, una persona che rifiuta insegnamento, che non gli puoi dire niente. È una persona che lui già sa tutte le cose, sa come stanno le cose veramente, e invece sono gli altri che dovrebbero ascoltare. Ora, noi dobbiamo stare attenti a non confondere non essere insegnabile con essere creduloni. Bene. Creduloni e essere non insegnabili sono due cose diverse, perché il credulone crede a tutto, o come
come si dice dalle nostre parti, un boccalone, no? Gli dici qualunque cosa, crede subito in questo, non è che esamina quello che viene detto. Infatti in Proverbi 14:15 dice: lo sciocco crede ad ogni parola, ma l'uomo prudente fa bene attenzione ai suoi passi. Noi possiamo definire una persona correggibile, una persona che può istruire, una persona che sa ricevere un insegnamento, è una persona che per grazia di Dio ha un cuore prima di tutto predisposto a ricevere vero insegnamento, ha un cuore disposto, disponibile, non un credulone, ma è pronto a mettersi in dubbio. Lui dice: guarda, io sono convinto su questo, ma lascio una finestrella aperta, perché se la scrittura mi insegna una cosa diversa e lo spirito mi convince di questa cosa, io sono disposto a cambiare la mia posizione. Ovviamente deve essere sempre secondo fondato sulla verità. E una persona che è rigenerata dallo Spirito Santo, io dico giovani, anziani, nessuno è in questo, man mano che cammina con il Signore dovrebbe essere diventare sempre più istruito, deve essere sempre più pronto, perché non è che arriviamo in un momento e detto ho capito tutto. Noi avremo l'eternità, cari fratelli, e non capiremo tutto, perché Dio è infinito, non capiremo mai tutto. Però un credente, vero credente, è disposto di cambiare vecchie posizioni, vecchi pensieri, vecchi modi di vecchie maniere di agire, per sostituirle con quelle nuove, quelle giuste. Ecco perché è importante l'istruzione, ecco è importante il maestro di sci, no? Se no diventi incorreggibile, fai quella fine. Allora, la parola del Signore sta nel libro dei Proverbi. Proverbi è il libro di saggezza, no? Tutta la parola di Dio è saggezza. Però la parola di Dio, Proverbi 13:18, dice: miseria e vergogna verranno su chi rifiuta la correzione, ma chi dà ascolto alla riprensione sarà onorato. Dio promette che ci saranno delle conseguenze positive, benedette, per chi è disposto a ricevere istruzione, mentre le conseguenze saranno negative, spiacevoli, per una persona che rifiuta la correzione. Se è fondato ovviamente su una verità anche la parola di Dio. E questa, diciamo, negatività può riflettersi sulla sua vita personale, sulla sua vita matrimoniale, familiare, il suo lavoro, perfino la Chiesa. Perché se noi non siamo istruiti o rifiutiamo l'insegnamento, ha un effetto che fa male a noi, no? E oggi vogliamo vedere alcuni indicatori se siamo persone istruite, se siamo capaci o disposti a ricevere insegnamento, se siamo teachable, come si dice in inglese. E vogliamo inserire nel nostro cuore un termometro invisibile che ha delle tacche. E più tacche hai, più cose, tu dici sì, ho questo, questo, più la malattia è grave. E posso dire con certezza, non c'è nessuno qui, me per primo, che parto da zero, perché partiamo già malati, perché ci dà fastidio quando qualcuno ci deve riprendere. Che la riprensione o un insegnamento o una correzione non è per il tuo male, se è fondata nella parola. E la correzione giusta non è perché viene dal pastore, allora quello va bene perché c'è una certa autorità, ma Dio può usare il tuo amore per correggerti, e io, grazie a Dio del mio amore, può usare i miei figli per correggermi, può usare i miei compagni di lavoro, i miei amici,
perché l'amore di Dio, la correzione di Dio si muove attraverso tanti strumenti. La cosa importante è: sono io disposto a essere istruito, corretto, cambiato? Allora, un primo indicatore, se tu sei una persona correggibile, è come reagisci quando una reprensione ti viene fatta. Quando uno ti dice: guarda, c'è questa cosa che devi cambiare, o guarda che questa cosa non va, o potresti migliorare in questa cosa, o sai, meglio che, sai, la Bibbia dice questo, invece tu stai facendo un'altra cosa, come reagisci? Diventi permaloso? La ricevi come un'avversità, come un'invasione del tuo territorio? Lo ricevisci come un'ostilità? Ah, questo vuole il mio male. Non è. Perché anche se volessi, quando facciamo le cose giuste, la coscienza è a posto. Noi possiamo avere delle posizioni o delle conoscenze che forse non sono perfette, ma al tempo di Dio, piano piano il Signore te le renderà più lucide, più chiare. A volte ci vuole tempo e ci vuole pazienza dei fratelli e sorelle intorno, i familiari, i figli, con quella persona. Perché ci vuole pazienza in queste cose. Ma la cosa importante è che il mio cuore, dice, è aperto per essere istruito. Non divento permaloso, non tengo rancori, non mi ribello contro di loro. E grazie a Dio per queste care persone intorno a noi. Grazie a Dio per i nostri familiari, grazie a Dio per i nostri amici. Grazie a Dio per i nostri colleghi di lavoro, grazie a Dio per i fratelli della Chiesa e grazie a Dio per la parola. Perché quello è la cosa maestro più importante, è la parola del Signore. Dunque, se tu dici sì, sono spesso permaloso, quando qualcuno mi dice qualche cosa o mi riprende, allora è un'attacca sul termometro spirituale, no? Indicatore è: sei selettivo nel tipo di insegnamento che tu vuoi ricevere. In altre parole, dici sì, io voglio essere istruito, però devo essere istruito solo su queste cose. Per esempio, tu mi puoi parlare tutto il giorno sul libro dell'Apocalisse, perché a me piace sapere, essere corretto su cosa succederà ai fini dei tempi e chi è l'anticristo e questo, allora sì, insegnami, sono pronto a credere, però non voglio sentire parlare di come tratto mia moglie, non voglio sentire parlare di come sto gestendo come capo famiglia i miei figli, non voglio sentire come devo gestire i soldi, non devo sentire come gestisco il mio tempo. Quello è essere selettivi. Se noi siamo selettivi, è un'altra attacca sul termometro spirituale. Avanti per favore. La parola di Dio dice: riconoscilo in tutte le tue vie, non solo quello che sei quello che selezioni tu, in tutte le tue vie. Riconosci l'insegnamento di Dio o la riflessione in tutte le tue vie a 360 gradi ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Dunque, tutto lato della nostra vita dovrebbe essere aperta per essere corretta in direzione. Avanti per favore. Dunque, quando dicevamo che noi siamo selettivi, una cosa noi che possiamo fare, a volte cerchiamo, che è un altro indicatore, persone che ci assecondano. In altre parole, se Luca mi dice una cosa, e io so che lui mi dirà una cosa forse che non mi piace sentire, allora vado dall'altro fratello che mi asseconda. Quello essere selettivi, non è giusto quello, non è corretto quello, perché forse Dio mi sta parlando proprio attraverso questo fratello. Dunque io non devo essere selettivo in chi mi dice qualche cosa o chi mi vuole assecondare. Infatti nella parola di Dio dice: verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina,
ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Queste sono persone che non vogliono sentire la verità e vanno a cercarsi chi gli dice quello che vogliono sentire. Un altro indicatore è: parli più di quanto tu ascolti. Quando le persone ti stanno dicendo una cosa, un amico ti sta dicendo una cosa, un figlio, una moglie ti sta dicendo una cosa, tu rispondi: ah, ma io quello già l'ho detto. Io già so quello, non me lo devi dire, no? In Proverbi dice: il saggio di cuore accetta i comandamenti, ma il chiacchierone stolto cadrà. Parliamo meno, ascoltiamo di più. Ascoltare non vuol dire sentire, perché sentire è una cosa che entra nell'orecchio, esce dall'altro. Io posso sentire una cosa, guardare dall'altra parte, tenere la mia bocca chiusa, ma non vuol dire che sto ascoltando. È questo che devo stare attento a fare. Ascoltare. Quante volte le nostre mogli ci dicono: sì, io parlo, ma tu non mi ascolti. È diverso sentire e ascoltare. Noi vogliamo chiedere al Signore: Signore, quando questo fratello, questo amico mi sta parlando, dammi per favore orecchie da udire. Non voglio essere duro di collo come era il popolo di Israele nel deserto, che Dio gli parlava, erano duri di collo. Queste sono altre tacchette nel termometro. Io ne sto studiando, non so voi, però... alla fine scoppia. Un altro indicatore è: scarichi la colpa quando qualcuno ti dice qualche cosa, vuole insegnarti qualche cosa. Fai spesso il scarica parire, giustifichi. Benjamin, per favore. Vi ricordate nel giardino dell'Eden? Cosa era successo? Dio disse all'uomo: perché tu hai dato ascolto alla tua moglie? E cosa disse Adamo? La donna che tu mi hai messo accanto. È stata lei la colpa. Dando la colpa a Dio. Eva dette la colpa al serpente. E perché la nostra natura caduta è quella di dare colpa a qualcun altro? Perché io rifiuto di essere istruibile, o non voglio capire, non voglio vivere in un certo modo. Un altro indicatore è: quando è l'ultima volta che hai confessato o ammesso di aver avuto torto e chiesto perdono a qualcuno? Perché una persona che è veramente istruibile, riceve insegnamento, è una persona che ammette i propri colpi, i propri errori, e va dal fratello, dalla moglie, dal figlio, dice: ho sbagliato, hai ragione. Non ho detto che cambi subito, però il cuore è disposto a quel cambiamento. È quello che Dio vede, è quello che Dio onorerà. Anche se ci ricadi, Gesù è sempre lì, ti rialza solo finché piano piano, quelle cose vengono smussate e cambiate. Dunque, esaminiamo, no? Anche questa cosa, perché pure quella è un'altra tacchetta. Un altro indicatore: hai uno spirito ribelle. Leggete per favore. Hai uno spirito ribelle. E qui abbiamo un esempio di un pastore di una chiesa, di un ministro di una chiesa. Perché nessuno è intoccabile in questa materia, nessuno è immuno. Anzi, più responsabilità hai, più dovrai rendere conto, ma quello che tu fai da quassù ha un effetto sugli altri. Perché se io sono una persona, un leader incorreggibile, avrà un effetto sulla la chiesa, sui fratelli. In questo contesto, in terzo Giovanni, versetto 9, Giovanni dice: ho scritto qualcosa alla chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne, e non contento di questo, non solo non riceve gli stessi i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farli e li caccia fuori dalla chiesa.
Qui abbiamo il caso di un pastore, un ministro, biografo, che presiedeva sopra l'assemblea senza un vero spirito cristiano. Aveva un temperamento, uno spirito pieno di orgoglio e di ambizione. Amava avere la primizia. E nessun ministro, e nessuno di noi dovrebbe avere questo tipo di spirito, che lo portò a rifiutare le lettere degli apostoli, le visite degli apostoli. Immagini l'apostolo Giovanni voleva venirci a visitare, te lo rifiuto. La riprensione di amici. Un'altra caratteristica è: hai una passione per la conoscenza e sei vuoi conoscere la parola di Dio più della cosa sta facendo la squadra del cuore. Purtroppo molti fratelli, sorelle, hanno a volte più passione per quello che sta facendo la squadra del cuore, quello che sta succedendo nel mercato o nello sport in generale o nella pesca o qualcosa, più che la parola di Dio. Loro non mi possono dare insegnamenti sulla moralità, sulla vita, su questioni di religione, su ciò che Dio desidera. Non che non dobbiamo godere di quelle cose, ma non può essere quello sopra alla parola di Dio. E questo è un altro indicatore. Leggere per favore. Infatti, la parola di Dio dice: con le mie labbra ho enumerato tutti i decreti della tua bocca, gioisco seguendo i tuoi precetti come se possedessi tutte le ricchezze. E è difficile applicare l'insegnamento che proviene dalla parola di Dio se non conosci la parola di Dio e non hai passione per la scrittura. E questo è un segno di essere una persona non molto insegnabile, una persona che non è facile correggere. Ora, sia fratelli, tiriamo fuori il termometro. Ora, o abbiamo una temperatura alta o una temperatura bassa, sempre malato sei. E qui ognuno di noi ha bisogno di guarigione, ognuno, non c'è nessuno escluso. E vogliamo avere un cuore disposto e ricettivo all'istruzione, la correzione, la riprensione. Noi possiamo prima di tutto chiedere a Dio per aiutarci. Grazie per aiutarci. E la parola di Dio ci promette che cosa? Se qualcuno manca di sapienza, la chiede a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, gli sarà data. Dio non è che ti dice: vabbè, se tu ti faccio questo, poi te lo rinfaccio. Tutti, non vuol dire solo i credenti. Vuol dire anche il tuo vicino di casa, no? Vuol dire chiunque viene al Signore e cerca sapienza, Dio promette che gliela darà se la chiediamo ovviamente con fede. Ma il più grande ostacolo verso che ci rende poco istruibili, grande ostacolo che ci fa diventare permalosi, che ci fa essere selettivi, che ci fa cercare le persone che invece ci vogliono ascoltare, che ci portano via dalla parola, lo sai che cos'è? L'orgoglio. L'orgoglio è il male, e l'antidoto di quell'orgoglio è l'umiltà. C'è un aneddoto che dice che in una cerimonia consegnarono a un uomo con onore una medaglia per la sua umiltà, ma gliela tolsero immediatamente. Perché? Perché l'aveva presa e se l'è attaccata addosso, no? Non so se avete mai sentito detto: io sono orgoglioso della mia umiltà. Due cose che non possono, no? E la umiltà religiosa, bigotta, pietista, che può mascherarsi all'esterno in forme di povertà o di rosa, e qualunque cosa, sono le peggiori.
pregare tutti i miei fratelli e sorelle questa mattina di avere un cuore disposto a essere insegnati, di saper accettare le lezioni. Non stiamo qui solo a ascoltare gli insegnamenti o lezioni, ma mettiamoli in pratica. Siamo aperti al lavoro dello Spirito Santo in noi e mettiamo in pratica queste cose. Quando ci viene detto che il Signore ci aiuta a essere, ok, questo è il momento che ti sto correggendo. E dobbiamo guardare a Cristo per questo. Perché Cristo? Perché Gesù non ci ha insegnato che noi siamo spazzatura, avere una bassa stima di noi stessi. Non è questo. Gesù non vuole, e non è venuto giù a svalutare la nostra personalità o le nostre capacità. Non è venuto giù a dire annulla il tuo ragionamento. Lui è venuto giù per salvarci e per guarirci. È venuto giù come siamo, non per farti diventare una persona diversa, ma una persona nuova, per riciclare, per reindirizzare la tua via. Lui non ci insegna di seguire il tuo cuore, il tuo istinto. Lui non è venuto giù a dirti tu sei escluso da un mondo caduto, dal peccato. No, non è vero. Gesù invece non ha avuto alcun timore di fare una diagnosi e di darci la diagnosi, la condanna, la diagnosi del nostro vero stato, e ci insegna che l'orgoglio ci danneggia. L'orgoglio è una cosa che ci rovina. L'orgoglio è quello che ha fatto cadere l'angelo più bello del creato, no? Gesù non andò in giro con un senso di inferiorità o mostrando esternamente una pia, bigotta, falsa umiltà per apparire umile. Invece si introdusse nel mondo in un certo tempo già prestabilito, in un contesto già stabilito, per spogliarsi temporaneamente di che cosa? Della gloria che lui ha avuto per sempre, per poi riprendersela. Questo è umiltà. Perché dico questo? Perché se noi non vediamo Cristo e quello che lui ha fatto, come lui si è umiliato, come è stato detto prima, è una battaglia difficile, perché non abbiamo niente su cui misurarci, se no mi misuro sull'apparenza di questo mondo, di quel pastore o del bene che fa questo. Può essere tutta falsa all'esterno, è dentro quello che conta, e quello lo impariamo dall'esempio di Gesù. Lui divenne uomo, visse in povertà, lavò in piedi ai suoi discepoli, come facevano i servi di allora, no? I servi di allora, sì. Depose la sua vita sulla croce per loro, e ecco l'esempio più eccellente dell'umiltà, e impariamo da Gesù cosa significa essere umili. E questo sarà per noi un balm, una medicina che ci aiuta a essere più istruiti, ad essere più disposti a cambiare, quando la nostra mente e spirito ricordano la croce. La croce. La croce è quello che è stato fatto per noi, per diventare fratelli e amici del Salvatore che è andato sulla croce. E lui ti vuole aiutare, mi vuole aiutare, ci vuole aiutare. Se tu non conosci il Signore oggi, sei ancora in tempo di rendere Gesù Cristo Signore della tua vita e Salvatore. E chissà, forse un giorno potrò andare a riciare, forse in un mondo nuovo, no? Un mondo perfetto, con le ali, no? Un mondo creato bello, chi lo sa, ma tante cose sono preparate, cose belle per coloro che amano Dio. E essere correggibili è un modo di mostrare a Dio che lo amiamo. Amen.